Vento poco ostile, dimostrava generoso slancio, grande coraggio, estrema lucidità e ferrea determinazione. In tale frangente, rispondendo al fuoco nemico con le armi di bordo, con audacia e somma perizia, atterrava con il velivolo danneggiato in zona di sicurezza, mettendo a serio rischio la propria vita, consentiva l'esfiltrazione del personale e il ricovero di un militare ferito. Magnifica figura di pilota che con determinazione e indiscutibile capacità di comando ha contribuito ad elevare il prestigio delle forze armate italiane in un contesto internazionale. Bala Murgan, Afghanistan, 16 luglio 2010. Conferita la medaglia di bronzo al valor dell'esercito al primo maresciallo luogotenente Luciano Corsi, attualmente in servizio presso la Task Force Fenice Adelaide, con la seguente motivazione: tecnico operativo e mitraglieri di destra di elicottero da trasporto impegnati in un'operazione di recupero di un plotone ingaggiato da intenso e violento fuoco nemico, dimostrava fermo autocontrollo e fredda lucidità. A causa del limitato brandeggio dell'armamento di bordo, si sporgeva dall'aeromobile a rischio della propria vita, al fine di contrastare la sorgente di fuoco ostile. Incurante del pericolo, impiegava la propria arma individuale e rispondendo al fuoco permetteva l'esfiltrazione delle forze amiche. Magnifica figura di professionista che per la determinazione e indiscutibile capacità profusa durante l'azione ha contribuito ad elevare il prestigio delle forze armate italiane in un contesto multinazionale. Bala Murgan, Afghanistan, 16 luglio 2010. È conferita la medaglia d'argento al valor civile al sergente Francesco Zambino. Consegna la medaglia al prefetto di Viterbo, dottoressa Antonella Scolamiero, con la seguente motivazione: in occasione di una rapina ai danni di un ufficio postale, libero dal servizio, con grande determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva per bloccare uno dei due rapinatori in fuga, costringendolo ad abbandonare la refurtiva, e successivamente riusciva comunque a favorire l'arresto di entrambi. Chiaro esempio di rette virtù civiche e non comune senso del dovere. Vetrano, 24 settembre 2009. Conferito dal comandante delle forze operative terrestri un encomio solenne al maggiore Giampaolo Carrini, con la seguente motivazione: ufficiale superiore in servizio presso il 4 reggimento sostegno aviazione esercito Scorpione, il maggiore Giampaolo Carrini, di rientro in uniforme presso la propria abitazione al termine del servizio, interveniva prontamente, incurante della propria incolumità, per impedire la fuga di due rapinatori a seguito di un furto perpetrato ai danni di un esercizio commerciale, bloccando personalmente uno dei due malfattori. Inoltre, appena consegnato il primo malvivente alle forze dell'ordine, agiva d'iniziativa alla ricerca del secondo fuggitivo
di lì a poco veniva individuato e fermato. Magnifica figura di ufficiale, animato da profondo senso del dovere, grandissimo coraggio ed elevatissimo altruismo, che con il suo nobile gesto ha contribuito a consolidare l'immagine e il prestigio delle forze operative terrestri e dell'esercito italiano in ambito nazionale e a rafforzare il legame tra le forze dell'ordine e la cittadinanza di Viterbo. Viterbo, 21 febbraio 2013.